Buongiorno, sono Stefania Senese e lavoro presso l'Undesa di ufficio di Roma. L'Undesa è il United Nations Department for Economic and Social Affairs, quindi il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite. Sono laureata in economia, subito dopo ho conseguito un dottorato in Public Management e a seguito di alcune esperienze lavorative con i progetti di General Maggio sono poi avuto un contratto di collaborazione con il segretariato di New York e da New York poi sono arrivata a Roma. I programmi gestiti dall'ufficio Undesa sono tre e sono finanziati dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano. Il primo programma, che è il programma forse più conosciuto, più noto, è il programma per degli esperti associati, giovani funzionari delle organizzazioni internazionali, più noto come GPO. Al GPO accedono coloro che hanno massimo un limite di età di massimo 30 anni ed è un programma estremamente competitivo perché permette ai giovani laureati di ottenere una possibilità di lavorare per organizzazioni nazionali per 2 anni. Gli altri programmi sono dei programmi, diciamo, che minori, ma non per importanza, chiaramente per possibilità che offrono sempre alle giovani laureate di poter avere un'esperienza di formazione e un'esperienza lavorativa nei paesi in via di sviluppo. Sono il Fellowship Program, a cui accedono giovani laureati al di sotto dei 28 anni, e UNV Internship Program, a cui accedono giovani laureati al di sotto dei 26 anni. UNV è gestito da United Nations Volunteer in collaborazione con l'Undesa. Per accedere, ne volevo puntualizzare, per accedere ai programmi bisogna avere, chiaramente bisogna rispettare alcuni requisiti fondamentali che sono l'età, titoli accademici, la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza della lingua inglese e hanno la possibilità per quanto riguarda il GPO di poter lavorare sia nei paesi in via di sviluppo ma anche nei quartieri generali, quindi gli headquarters, chiaramente occupandosi sempre di programmi di cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda i programmi Fellowship e UNV hanno la possibilità di svolgere un tirocinio di 12 mesi solamente in paesi in via di sviluppo, occupandosi di diverse tematiche, possono andare dall'ambiente alla governance, alla gestione di risorse umane.